Benvenuti, bentrovati a tutti i nostri spettatori, puntata 13 di Polis, primo piano sulla politica. Oggi affronteremo ovviamente quella che è la questione principale di cui si parla in questi giorni, la tragica vicenda di Cutro, e andandola ad analizzare soprattutto dal punto di vista della comunicazione che il governo ha avuto in questa vicenda, una comunicazione istituzionale sicuramente manchevole, sia per quanto riguarda l'informativa del ministro Piantedosi in Parlamento, sia per quanto riguarda il successivo Consiglio dei Ministri nel piccolo comune calabrese. Successivamente ritorneremo sul tema degli anarchici, degli scontri dovuti al 41 bis confermato ad Alfredo Cospito e infine chiuderemo la puntata con gli aggiornamenti per quanto riguarda la questione delle proroghe delle concessioni balneari con il Consiglio di Stato che nell'ultima sentenza pubblicata la settimana scorsa ha ribadito che questa proroga è illegittima e va disapplicata. Ovviamente, per parlare di tutto ciò, abbiamo in compagnia il professor Luca Lanzalaco. Salve, Buonasera a tutti. professore. E ovviamente l'avvocato Umberto Del Noce. Buonasera a tutti. Buonasera, Umberto. Allora partiamo subito con il servizio di puntata. Prego, giro dalla regia. Settimane impegnative quelle appena trascorse per il governo Meloni. Indaffarato come mai prima d'ora a gestire varie questioni di politica interna che da tempo si stanno trascinando a causa di un'errata gestione. Andando in ordine, la tragedia umanitaria di Cutro è sicuramente la situazione che maggiormente ha messo all'angolo la Meloni e i suoi ministri. L'incapacità politica si è palesata infatti non solo al momento dell'evento, con il mancato soccorso dell'imbarcazione naufragata a poche centinaia di metri dalla costa il 26 febbraio, ma anche e soprattutto nella gestione della pressione mediatica che sul governo si è riversata successivamente. L'impreparazione mostrata prima da Piantedosi in Parlamento e successivamente dal Consiglio dei Ministri per l'occasione riunitosi nel comune calabrese hanno sottolineato tutta la fragilità di un esecutivo che sul tema migranti ha basato buona parte della sua campagna elettorale. Continuano inoltre a preoccupare le conseguenze della conferma del 41 bis ad Alfredo Cospito, nuovamente ricoverato in ospedale dopo essere stato dimesso a fine febbraio. L'anarchico rimane un punto di riferimento per il montare del dissenso politico. A tal riguardo, nel primo weekend di marzo, Torino è stata il terreno di scontro tra centinaia di manifestanti e le forze dell'ordine. Una città messa a ferro e fuoco come non si vedeva da tempo, con protagonisti orde di incappucciati che hanno distrutto macchine, fermate di autobus e vetrine prima di essere dispersi con gli idranti. L'ultimo di una serie di episodi in varie città d'Italia con protagonisti gli anarchici, che stanno rappresentando il casus belli perfetto per rendere le contromisure ancora più autoritarie e repressive, come dimostra la proposta del deputato di Fratelli d'Italia Riccardo Decorato di introdurre il reato di terrorismo di piazza nel codice penale. Situazione particolarmente tesa anche quella tra il governo e il Consiglio di Stato, che continua a ribadire l'illegittimità del rinnovo delle concessioni balneari. Dopo gli ammonimenti di Mattarella nella sentenza depositata il 9 marzo, il massimo organo di giustizia amministrativa ha ribadito che le norme del milleproroghe devono essere disapplicate da ogni organo dello Stato, iniziando un vero e proprio braccio di ferro con il Parlamento, che rivendica il suo diritto a legiferare. Tutto ciò non fa che minare molte delle certezze della Premier Giorgia Meloni, apparsa stanca e non lucida come al solito, schiacciata tra le aspettative del suo elettorato e una realtà di governo complicata. A stare all'opposizione era tutta un'altra storia. Lei ogni giorno che passa se ne rende conto sempre di più. Eccoci tornati in studio. Allora, dal servizio, come dicevamo, partiamo ad analizzare quella che è la vicenda, la tragica vicenda di Cutro. E vogliamo affrontare questo tema, visto che comunque se ne è parlato a lungo in tutte le televisioni, sia mainstream che di informazione indipendente. Diciamo, noi cerchiamo di affrontarlo soprattutto per quanto riguarda quella che è stata la comunicazione istituzionale, e poiché appunto è stata a dir poco fallace.
Prima, per quanto riguarda quella che è stata l'informativa di Piantedosi in Parlamento, che ha scaricato la responsabilità da una parte sul maltempo, dall'altra parte sui migranti che partono sfidando queste condizioni meteorologiche senza avere ovviamente i mezzi per farlo, e dall'altra parte poi c'è stata questa conferenza stampa successiva al Consiglio dei Ministri tenutosi nel comune calabrese, che ha visto un atteggiamento da parte del governo, soprattutto da parte di Salvini, molto contrariato rispetto a quelle che erano le domande dei giornalisti, e infatti ci sono state anche una serie di scintille, potremmo dire. Allora io chiedo a Giulio di mandare il primo contenuto, che è la reazione dei deputati del PD all'informativa di Piantedosi. Prego, Giulio. Il governo deve essere indagato per strage colposa. Non lo diciamo noi, lo disse Giorgia Meloni il 19 aprile del 2015, all'indomani di un tragico naufragio nel canale di Sicilia. Ma allora avvenne a 200 chilometri da Lampedusa, stavolta a 200 metri dalle nostre rive. Lei e la Presidente Meloni avete detto che quello di Frontex non era un allarme. È questo l'insulto alla storia, alla professionalità della nostra Guardia Costiera, che nel 2017 spiegava al mondo che ogni barca sovraffollata è un caso SAR e una possibile situazione di pericolo. In questo caso il rilevatore termico non lasciava dubbi, la barca era sovraffollata e l'allerta meteo configurava di per sé una situazione di pericolo. E del resto, se non fosse stata tale, la Guardia di Finanza non sarebbe uscita di notte per due volte e soprattutto non sarebbe ritornata. Ma se non ce la facevano le barche della Guardia di Finanza, come ce la poteva fare una barca di legno, ministro? E chi ha impedito in quel momento che l'operazione di polizia evolvesse in un'operazione di soccorso? Lei non ha spiegato qual è la catena di comando e in questo modo scaricando le responsabilità operative su Guardia di Finanza e Guardia Costiera. Ma c'è una domanda precisa a cui lei deve dare una risposta, ministro, e non sarà sul suo cellulare la risposta, e la domanda è: chi ha deciso? Nel corso di quelle 6 ore di buco, che dovesse essere e soprattutto dovesse rimanere un'operazione di polizia sotto la Guardia di Finanza, priva dei mezzi per salvare vite in quelle condizioni del mare, e non un'operazione di soccorso, di search and rescue, guidata dalla Guardia Costiera, che quei mezzi invece li avrebbe avuti. E a ben vedere, ministro, il nodo è tutto qui. La priorità assoluta alle operazioni di polizia su quelle di soccorso non è frutto di circostanze sciagurate, è una scelta politica, è l'intera vostra politica. Cos'è cambiato dal 2017, quando la nostra Guardia Costiera era candidata al Nobel per la pace, che nel 2018 siete arrivati voi? Lei e il ministro Salvini, di cui era capo di gabinetto, non a caso protagonisti oggi di questa triste cronaca, e la criminalizzazione dei salvataggi, il filo che lega le vostre norme, le vostre regole, le vostre circolari, è esattamente quello che avete fatto con i decreti sicurezza che ora volete reintrodurre, con l'inutile crudeltà del decreto contro i salvataggi in mare che porta la sua firma, contro quelle ONG che dopo la strage di Cutro è ancora più evidente, provano a supplire alle carenze delle istituzioni. Allora, al di là ovviamente della retorica del deputato del PD, la problematica dov'è? La problematica sta nel fatto che dopo la segnalazione di Frontex avvenuta la notte del 25, intorno alle 23, è partita una nave della Guardia di Finanza e non una nave della Guardia Costiera. Questa Guardia di Finanza non è riuscita però ad incrociare questo barcone, appunto, carico di uomini provenienti dalle coste africane, ed è dovuta tornare indietro per le condizioni meteorologiche proibitive. Dopodiché c'è stato un silenzio radio, potremmo dire, fino al momento dell'incidente avvenuto alle 4 del mattino del 26 febbraio, quando poi solo in quel momento sono partiti quegli aiuti che però nulla hanno potuto fare rispetto alla tragedia
già avvenuta. Ed è proprio lì che il deputato, diciamo, va a porre la questione. Qual è la cabina di comando tra Guardia Costiera e Guardia di Finanza e perché quelle ore di buco, nonostante appunto Frontex avesse segnalato in avvicinamento questo barcone. Dopodiché, dopo la tragedia, si svolge il Consiglio dei Ministri a Cutro su scelta della Premier Meloni e dopo il Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, per rassicurare i giornalisti sulla lotta agli scafisti che appunto provocano queste tragedie, dice questo. Prego Giulio, secondo contenuto. Non colpire solamente quei trafficanti che noi troviamo sulle barche, significa colpire anche i trafficanti che ci sono dietro. E per me questo è un elemento molto importante, perché cambia completamente l'approccio del governo italiano rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Noi siamo abituati a un'Italia che si occupa soprattutto di andare a cercare i migranti attraverso tutto il Mediterraneo. Quello che vuole fare questo governo è andare a cercare gli scafisti lungo tutto il globo terracqueo, perché vogliamo rompere questa tratta, e credo che questo tema vada portato anche a livello internazionale. Dichiarazioni che hanno scatenato l'ironia su tutti i social. Professor Lanzalaco, parto da lei. Allora, come va interpretata questa vicenda e soprattutto come va interpretata la gestione del governo, delle istituzioni? Sì, io focalizzerei l'attenzione proprio sul problema della comunicazione istituzionale, perché c'è qualcosa di anomalo in quello che è successo durante la conferenza stampa a Cutro. Qualcosa di anomalo, qualcosa che cozza contro la lucidità che ha sempre mostrato Giorgia Meloni. Fra l'altro Giorgia Meloni è nota per studiarsi tutti i dossier con grande cura e con grande attenzione. Durante quella conferenza stampa abbiamo notato una impreparazione grave, seria, della Presidente del Consiglio. Abbiamo notato un comportamento irrispettoso di Salvini, che ha ostentato, nota a piedi pagina, ieri abbiamo avuto nel mio dipartimento, io seguo un laboratorio su mass media e politica, ieri con gli studenti nel laboratorio abbiamo dedicato parecchio tempo all'analisi proprio di questo filmato, quindi diciamo la mia non è una reazione a caldo, ma ci abbiamo dedicato tempo, ci abbiamo discusso parecchio. Quello che si nota in Salvini non è un generico disinteresse, perché lui segue benissimo quello che si sta dicendo, tant'è che interviene in un paio di punti, ma ostenta disinteresse. Quindi c'è, lui segue ma ostenta disinteresse, è un comportamento irrispettoso, grave, che comunica un messaggio chiaro, cioè a noi di questo, per usare le parole di Piantedosi relative a la vicenda che si è svolta qualche settimana fa, di questo materiale residuo non interessa nulla. Cioè Salvini non è preso da quello che sta scrivendo, Salvini manifesta chiaramente, ostenta disinteresse, un comportamento volutamente irrispettoso. E poi c'è il povero Tajani, che è chiaramente imbarazzato, sembra seduto su un cactus, cioè si vede che è chiaramente a disagio. Anche la postura, ripeto, abbiamo analizzato, dissezionato quel filmato, quindi anche la postura, lui non guarda in faccia i giornalisti ma è ruotato e guarda Giorgia Meloni, è terrorizzato da quello che può dire. Allora il quesito che mi pongo e che ci siamo posti, che pongo anche a voi, è questo: come mai
questo tipo di comunicazione istituzionale, così anomala, così strana. È un incidente di percorso? È strano questo, non è perché la conferenza stampa non si è svolta 24 ore dopo la tragedia, ma dopo giorni, quindi c'era tutto il tempo per prepararla. Primo, secondo, con il Consiglio dei Ministri a Cutro si voleva comunicare vicinanza al luogo della tragedia, alle persone, e quello che è stato comunicato è stato esattamente il contrario. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che Giorgia Meloni non ha reso omaggio alle salme e non ha nemmeno voluto esprimere il proprio cordoglio ai parenti delle vittime, ai coloro che erano presenti alla cosa, cioè ha detto che se volevano potevano andare a Palazzo Chigi. Ecco, è un modo di comunicare che, a mio parere, manifesta grossi problemi all'interno della maggioranza. E vorrei qua ricordare una cosa, cioè che nelle ultime settimane si sono dimessi ben quattro portavoce dei ministri, quattro portavoce, Sallusti, Nalesso, Pelosi e Celotto. E quindi vuol dire che la comunicazione politica è un grosso problema istituzionale, politica è un grosso problema per questo governo. Come mai? Perché? Perché i contenuti da comunicare sono incomunicabili? Forse per questo, perché comunicare i contenuti forse vorrebbe dire rompere un patto di sintonia col proprio elettorato. Io escluderei l'imperizia, perché Giorgia Meloni in altre situazioni ha dato prova invece di grande capacità comunicativa, in sedi istituzionali ed extraistituzionali. Quindi ecco, questo nodo della comunicazione politica non è puramente cosmetico, non è di immagine, è di sostanza, e su questo forse conviene ragionare, riflettere. Assolutamente sì, chiaramente l'elettorato della destra, l'elettorato che ha portato questa maggioranza al governo, ha una certa posizione sull'immigrazione, però di fronte a una tragedia come questa anche i dettagli comunicativi sono fondamentali. A Esatto. questo punto, Umberto, rigiro la domanda anche a te: come leggi questa situazione? Come leggi forse questa impreparazione nella comunicazione da parte della maggioranza? E qual è la tua valutazione anche di questo esposto che poi è stato depositato presso la Procura della Repubblica contro il governo per sapere cosa è accaduto? Beh, sì, sono d'accordo con il professore. La figura che ha fatto il governo durante la conferenza stampa è stata pessima, assolutamente inqualificabile, secondo me, ed è inqualificabile, incommentabile il disinteresse, appunto, manifestato esplicitamente, in particolare da Salvini, di fronte a una tragedia umana, di vaste proporzioni. La sensazione che questo governo comunque sia impreparato alle sfide che è davanti, a cui reagisce in maniera, tra virgolette, ideologica. Il modo in cui è stato, sono d'accordo con questo esposto, nel senso che secondo me va chiarito l'intervento, perché ci sono elementi per ritenere che ci sia una responsabilità del governo, perché comunque il ministro Piantedosi, nell'informativa, ha proprio esplicitato alcuni punti che lasciano perplessi. Per esempio, il fatto che sia intervenuta la Guardia di Finanza, che sia rientrata in porto per un rabbocco di benzina e poi un vuoto di 4 ore, in attesa che le barche entrassero nelle acque territoriali per esercitare funzioni di polizia, per cui vuol dire che c'era una decisione politica di affrontare l'eventuale sbarco come funzione di polizia.
quindi senza la guardia costiera, non come un salvataggio, e soltanto poi verso le 4 del mattino e comunque 20 minuti dopo aver diciamo accertato le condizioni meteo che è stata chiamata la guardia costiera, quindi evidentemente troppo tardi, e quindi mi sembra che vi sia una eventuale responsabilità politica, ed è giusto che le responsabilità vengano accertate e che si faccia chiarezza sugli avvenimenti di quella notte e su chi ha preso un certo tipo di decisioni. Secondo me comunque è un altro episodio che manifesta una certa fragilità del governo, anche non solo diciamo dopo le figure internazionali, ma anche per quanto riguarda la politica interna, cosa che tra l'altro è poi sottolineata anche secondo me dagli argomenti che poi saranno oggetto della puntata. Mi dai un ottimo assist, perché passando al secondo argomento, parlando di impreparazione, potremmo trovare questo filo conduttore anche nella gestione del caso Cospito, e non soltanto per quanto riguarda ovviamente il rapporto istituzionale con il soggetto, quanto e forse soprattutto rispetto alla gestione delle proteste degli anarchici che sono scoppiate da settimane e di cui abbiamo anche già parlato. Però ritorniamo sul tema, perché a Torino il 5 marzo c'è stata una nuova manifestazione, potremmo definirla diciamo manifestazione, però molto violenta, con la partecipazione di circa 500 soggetti, una parte dei quali incappucciati, con caschi, con spranghe, che hanno messo da un certo punto di vista a ferro e fuoco una parte della città, quindi anche con atti di vandalismo. E c'è stata anche da parte della polizia una errata gestione forse della situazione, e ce lo racconta una ragazza nel contenuto 3 che chiedo a Giulio di mandare. Prego. Io ieri non ho partecipato al corteo, ma ho avuto modo di vedere il passaggio del corteo integralmente dalle finestre di casa mia, e devo dire che quello che amareggia particolarmente tutti quanti noi è vedere come ci siano due pesi, due misure nel modo di intervenire della polizia a seconda dei cortei che la polizia si trova a dover scortare. Io sono una studentessa e ricordo benissimo le manifestazioni che noi studenti abbiamo fatto nei confronti dell'alternanza scuola-lavoro, che può essere condivisibile o meno, ma erano sempre cortei pacifici, e di fronte a provocazioni del tutto innocue di studentelli di 13-14 anni, la polizia ha risposto caricando tutti quanti. Il corteo di ieri si sapeva da settimane ormai che sarebbe stato un corteo violento, da altre regioni d'Italia sono venuti rinforzi e la polizia è sfilata 10 minuti prima del corteo e 10 minuti dopo del corteo senza fare assolutamente niente. Io mi rendo perfettamente conto che non sia compito degli agenti che vengono schierati in strada decidere se intervenire o meno, ma che queste sono decisioni che vengono prese da questura e prefettura. Allora io come cittadina chiedo che vengano fuori i nomi delle persone che dall'alto hanno scelto questa linea di difesa della nostra città, ovvero di blindare le vie laterali, ma lasciare queste persone spaccare tutto quanto sulla via che hanno deciso di scegliere per muoversi attraverso Torino. Solamente questo, io pretendo questo. Erano quattro gatti, e anche questo credo amareggi tutti quanti, perché c'era uno schieramento di polizia veramente ingente, le persone in strada saranno state circa 500, non di più, quindi era un piccolo corteo. La stragrande maggioranza di queste persone erano tutte violente, erano sui 250-300, indossavano caschi integrali e maschere antigas,
E anche questo stupisce perché la polizia faceva posti di blocco per l'accesso a Piazza Solferino dove partiva il corteo. E io non credo che il casco integrale si nasconda nella borsetta. E niente, sono passati e hanno spaccato tutto. La violenza più becera e priva di valori che, insomma, queste persone sono in grado di esprimere. Professor Lanzalaco, vengo da lei. E, appunto, sentiamo la testimonianza di questa ragazza, forse anche un po' provata, che spiega che c'è stato un certo atteggiamento libertino da parte delle forze dell'ordine che hanno lasciato sfogare questa, lei li chiama quattro gatti, in realtà comunque 200 persone con caschi e manganelli non è che sono proprio facili da gestire, però da un lato sembra che il governo faccia aumentare la tensione attraverso questa gestione del caso Cospito per poi farla sfogare nelle piazze. Lei come la legge la vicenda? Ma la leggo esattamente così, c'è un atteggiamento non remissivo ma permissivo da parte della polizia e c'è un'escalation, come si diceva un tempo, il livello dello scontro si alza, perché se si guardano i filmati, questa non è la prima volta che gli anarchici o pseudotali manifestano, se si guardano cronologicamente i filmati si vede che c'è stato un crescendo nella preparazione anche militare e dei manifestanti. Si è partiti con alcune manifestazioni a Roma, limitate, con persone senza né caschi né niente, a viso scoperto. Il gesto più violento che fu compiuto in quelle occasioni fu il lancio di, se non sbaglio, un tavolino di un bar contro la polizia. Questa fu la cosa. Si arrivò poi a Milano, dove sì, ci furono alcune scritte, ci fu la devastazione d'una ciurrascheria, ma c'era ancora in preparazione militare. C'è il filmato che forse abbiamo proiettato la scorsa puntata, si vedono i manifestanti che fuggono comunque davanti alla polizia mostrando le spalle. A Torino abbiamo visto qualcosa di diverso, cioè abbiamo visto delle persone, appunto, come diceva la ragazza, con caschi integrali, maschere antigas, che fronteggiava la polizia. A un certo punto, in uno dei filmati, si vede il corteo che prende una deviazione e il servizio d'ordine del corteo non volta assolutamente le spalle, ma anzi protegge il corteo guardando di fronte la polizia. E in altri filmati si vede la polizia che arriva in prossimità della stazione e dice: fermatevi, ci facciamo vedere, come se appunto persone armate di tutto punto davanti alla vista di un poliziotto impallidissero. Invece, quindi io temo una cosa, cioè che la polizia, le forze dell'ordine più in generale, diano spazio, lasciano che ci sia un crescendo della preparazione militare e del livello dello scontro, per poi giustificare un provvedimento liberticida come appunto quello della legge contro il terrorismo di piazza, che è legittimato solo da comportamenti vandalici come quelli che sono stati tenuti a Torino. Dai filmati si vede che distruggevano qualunque cosa si trovassero di fronte, proprio e agivano con la stessa tecnica del blocco nero, del black block, che abbiamo visto più volte. Quindi infiltrati nel corteo che partono lateralmente, distruggono preferibilmente vetrine di banche, ma imbrattano tutto quello che capita, ogni cosa viene divelta, ogni palo viene divelto, ecco. Quindi io temo che ci sia un atteggiamento di permissivismo per fare in modo che il livello, che questi, ripeto, anarchici o presunti tali, perché bisogna stare attenti, perché il blocco nero appare sempre in certe situazioni,
ecco, acquisiscano sempre più sicurezza e aggressività. L'impressione, ecco, guardando attentamente i filmati degli scontri, la mia impressione è questa. Assolutamente, non a caso appunto noi nel servizio abbiamo detto potrebbero diventare il casus belli per provvedimenti appunto liberticidi, come giustamente sottolineava lei. Umberto, prima di passare la parola a te, perché poi è fondamentale la tua valutazione giuridica su questa proposta del senatore Decorato, chiedo a Giulio di mandare il contenuto 4 che appunto ci fa vedere questa violenza di piazza durante il corteo. Prego. Allora, mi correggo, l'onorevole Riccardo Decorato è un deputato, non un senatore, è precisamente un deputato di Fratelli d'Italia. Umberto, ti passo subito la parola, ti leggo le sue dichiarazioni. Questa proposta di legge, cioè la proposta di inserire all'interno del codice penale il reato di terrorismo di piazza, tenderà a contrastare, come chiedono le stesse forze dell'ordine, con fermezza adeguata, proteste come quella di ieri sera, che si riferisce ovviamente alle immagini che abbiamo visto, tesi a produrre danni reali agli uomini e alle donne delle forze dell'ordine,
che diventano una vera e propria forma di terrorismo. Ecco, ma si può veramente parlare di una forma di terrorismo o appunto rientra in questa necessità da parte del governo di creare un escamotage per aumentare la pressione e il controllo sociale? Secondo me evidentemente è a seconda delle due, nel senso che da una parte, diciamo, viene da notare maliziosamente come questo governo da un lato proceda a intervenire eliminando dei reati come quello dell'abuso d'ufficio, toccando l'atto di corruzione, che evidentemente interessano solo una certa categoria di persone, e Nordio stesso nel dicembre 2022 alla giornata internazionale contro la corruzione ebbe a dire che per contrastare la corruzione non servono pene più pesanti e nuove figure di reato, ma anzi, però invece contro forme di, diciamo, di reati più popolari, tra virgolette, non si esita a parlare di terrorismo, a inaspire le pene e a cercare nuove figure di reato che non sono necessarie, perché anche oggi in realtà quelle condotte sono punibili. Cioè, non è che oggi è legale spaccare le vetrine o aggredire i poliziotti, e quindi serve una legge per renderlo illegale, perché già oggi ci sarebbero le misure per intervenire. E allora questa proposta ricorda un po' la legge anti-rave, no? Verrebbe da pensare che diventi poi un pretesto per intervenire pesantemente su ogni forma, rischia di trasformare ogni forma di protesta di piazza in attività terroristica. E questo non è indifferente, perché poi le reati di terrorismo giustificano tutta una serie di misure, non solo la pena, ma per esempio, a parte il carcere duro, ma anche le intercettazioni preventive di intelligence, per cui giustificherebbe la intercettazione telefonica, ma anche di conversazioni telematiche, per esempio, in maniera preventiva, nelle forme di dissenso. E il reato di terrorismo non si applica in questo caso per un motivo, nel senso, le attività di terrorismo sono ben descritte nel nostro codice penale, articolo 270 sexies, che leggo secondo perché la definizione è lunga, voglio essere preciso. Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che per la loro natura o contesto possono arrecare grave danno ad un paese o ad un'organizzazione internazionale, sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione e costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale. Quindi è evidente che siamo di fronte a tutt'altra, diciamo, fattispecie e tutt'altra gravità, che giustifica una certa severità nella punizione e una certa pervasività nell'attività di indagine. Infatti la Corte di Cassazione ha sempre sostenuto che è fondamentale per poter individuare, per poter definire terroristica una finalità o un'attività, è fondamentale, dicevo, che vi sia un programma attuale e concreto di atti di violenza a fini di terrorismo, di eversione dell'ordine democratico, che vi sia una struttura organizzativa stabile e permanente, per quanto rudimentale, che presenti un grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione di quel programma. Allora, bisogna vedere poi come vogliono concretizzare questa proposta, ma il rischio è che si renda terroristica un'attività che può essere anche estemporanea, o comunque che non presenta quei caratteri di gravità o di idoneità addirittura a colpire o danneggiare l'ordine democratico o costituzionale. E di conseguenza si pongono le basi per interventi
da stato di polizia in cui partecipare a uno partecipa a una manifestazione di piazza con l'incognita di trovarsi accusato di reati di terrorismo nel momento in cui questa violenza dovesse sfociare. Però è evidente che si pongono, diciamo, in pericolo, secondo me, certe libertà, soprattutto in una situazione in cui, ripetiamolo, vi sono già strumenti penali e anche civilistici per intervenire. E quindi più che altro ricorda un po' l'avventura del decreto rave, che come era stato proposto all'inizio diventava un modo per arrestare o intercettare o comunque impedire qualunque forma di manifestazione in qualche modo non autorizzata. Assolutamente sì, anche perché veniamo, no, da un periodo, da questi due anni, in cui la popolazione ha anche riscoperto il ruolo fondamentale delle piazze per manifestare il dissenso, che poi in Italia, tutto sommato, a differenza di altri paesi, lo stiamo vedendo oggi con la Francia, è sempre stato, quasi nella totalità dei casi, un dissenso mai violento. Eppure, appunto, come dici tu, andare a inserire questo reato nel codice penale farebbe sì che chiunque poi andasse in una piazza, andasse appunto a partecipare ad un corteo, avrebbe questa paura di essere accusato di reati anche di una certa gravità. Quindi un modo forse per scoraggiare la popolazione rispetto al coraggio che ha ripreso in questi due anni con i movimenti No Green Pass, adesso con i movimenti contro la guerra. Quindi è fondamentale tenere sotto controllo questa situazione, assolutamente. Passando all'ultimo argomento, riprendiamo un po' quello che avevamo già detto nella scorsa puntata riguardo alla situazione delle concessioni balneari, perché è arrivata il 9 marzo, è stata depositata dal Consiglio di Stato una sentenza che si riferiva a un vecchio caso di un comune pugliese, e il Consiglio di Stato non ha perso occasione per ribadire che le nuove norme del milleproroghe, che è stato convertito in legge, ricordiamo, di cui appunto già Mattarella aveva espresso particolari dubbi, devono essere disapplicate da ogni organo dello Stato. In risposta, il governo invece ha ribadito la volontà di andare avanti rispetto appunto alla decisione di prorogare queste concessioni balneari, rivendicando il ruolo centrale del Parlamento nel legiferare appunto come più ritiene giusto per la sua popolazione. Quindi siamo di fronte a una sorta di braccio di ferro, uno stallo, in cui poi a subirne le conseguenze sono gli enti locali, perché da un lato si trovano a dover, tra virgolette, obbedire ai diktat europei ribaditi dal Consiglio di Stato, dall'altra parte però senza un decreto delegato che vada a stabilire quelli che sono i parametri di queste gare, non possono procedere allo svolgimento delle stesse. Allora Umberto, torno su di te e poi chiudiamo con il professore. Siamo di fronte a una crisi diplomatica a livello di istituzioni italiane e europee? Beh sì, ma anche una crisi interna, perché in realtà di fatto si pone una frattura fra il sistema giudiziario, in un certo senso, e il governo. Perché da una parte il governo dice io pretendo il diritto di legiferare, e dall'altro c'è un sistema di giustizia che invita a disapplicare a ogni giudice la normativa in contrasto con la direttiva europea. E dal punto di vista europeo ha ragione la magistratura, nel senso che effettivamente l'Italia si è vincolata con una serie di trattati e di direttive che sono anche state recepite a livello nazionale, secondo cui il diritto, comunque, il diritto europeo è le direttive, cioè il diritto europeo comunque prevale sul diritto nazionale, quindi che in caso di contrasto prevale il diritto europeo, e addirittura il giudice nazionale non deve applicare il diritto italiano contrastante. Il giudice italiano ha ripreso questo principio. E questo contrasto non è nuovo, nel senso che già il governo la Meloni nel 2018, se non sbaglio, aveva fatto una proposta di legge per modificare la Costituzione, per modificare proprio il sistema delle fonti
legislative, però di fatto questa proposta di legge non è stata discussa, però è evidente che vi sia a livello ideologico anche un contrasto nella valutazione dei rapporti fra i paesi Italia e Unione Europea, che il governo Meloni sta portando avanti adesso come forza di governo sulla questione specifica dei balneari. E posta come posta, sì, ci sono i pretesti per aprire una crisi diplomatica a livello europeo, nel senso che semplicemente l'Italia rischierà una procedura di infrazione e sanzioni pecuniarie. Vedo di più una crisi interna di un governo già fragile che rischia comunque di creare una frattura con il sistema giudiziario, che inviterà i giudici a non applicare le norme e quindi di fatto il governo si dovrà legiferare, ma senza poi avere gli strumenti per, diciamo, rinforzare questa legislazione nel momento che vi sarà un sistema giudiziario d'accordo nel non applicarle. E questo comunque creerà sicuramente una fragilità interna al paese e in seno a questo governo che già non naviga in acque chete. Certo, però c'è da dire che non è la prima volta che Giorgia Meloni si mette di traverso, tra virgolette, ai piani europei, anche perché proprio oggi lei sul MES ha ribadito che fin quando ci sarà un governo guidato da lei, l'Italia non accederà al MES. E allora, professor Lanzalago, prima, diciamo, il MES l'abbiamo affrontato già nelle puntate precedenti, che ritorna oggi. La questione balneari, la Meloni si sta giocando il tutto per tutto sulla sovranità? Penso che sia una questione cruciale, che sia la madre di tutte le battaglie, perché su questo si gioca appunto la sovranità nazionale, si gioca la tutela, la difesa dell'integrità di un modello di sviluppo di un settore strategico per l'economia, ma anche per la società italiana. Cioè, forse sono particolarmente sensibile al tema perché vivo in località balneare, quindi so cosa sono le concessioni balneari, so cosa sono, come vengono chiamati qua nelle Marche, gli chalet, sono di tradizione familiare, non solo da parte dei titolari, ma anche dei clienti, sono famiglie che investono, è un settore dell'economia centrale e fra l'altro si è potuto vedere che laddove sono intervenute imprese, forze economiche estranee al tessuto locale, e hanno stravolto e stanno stravolgendo la fisionomia, il profilo dell'economia e della società locale, eccetera. E è la madre di tutte le battaglie e di una serie di battaglie. Un minuto ancora, però vorrei far presente le 5 partite che si sta giocando Giorgia Meloni, che ci stiamo giocando, e cioè la revisione del PNRR, perché ci sono difficoltà ad attuarlo, grosse difficoltà, e Giorgia Meloni ha chiesto di rinegoziarlo, la questione appunto delle concessioni balneari, la questione recentissima, a mio parere molto grave, dell'efficienza energetica, quindi 1.800.000 abitazioni dovranno subire delle ristrutturazioni importanti, si parla di ristrutturazioni che vanno per ogni unità abitativa dai 50 ai 120 mila euro. E quarto, la revisione della riforma del patto di stabilità, e quinto, ultimo ma non ultimo, come si suol dire, la questione del MES. Cioè, io penso che ormai si è giunto il momento in cui Giorgia Meloni deve far capire come si pone e soprattutto deve essere coerente, come si è posto in passato, rispetto a quello che io ho chiamato in altra sede il disegno di federalismo coercitivo da parte delle istituzioni europee. Cioè, adesso bisogna capire da che parte si sta, se da quella appunto delle istituzioni europee, degli eurocrati, o
della sovranità nazionale dei popoli. Penso che questa sia la grande partita. È tutto un pacchetto, non so se sono stato chiaro, un pacchetto importante, molto importante, su cui Giorgia Meloni gioca la sua credibilità e che va giocato adeguatamente, perché la posta in gioco è grossa, è importante. Per usare uno slogan che è stato utilizzato in tutt'altro contesto, però qua ci casca bene, se non ora quando. Ecco. È stato chiarissimo, e ovviamente noi saremo qui a commentare tutto ciò, anche perché, appunto, come diceva lei, sono temi fondamentali su cui ci si gioca la sovranità nazionale. Signori, vi ringrazio di essere stati con me anche questa sera per commentare tutte queste vicende, e ovviamente ringrazio anche i nostri spettatori. Saluto Umberto Del Noce, saluto il professor Lanzalaco. Buonasera a tutti, arrivederci. Arrivederci, a presto.